Che succede? Fermo Pierluigi, non c'è il microfono, questo è il mio. Senti, no, è che allora Ma scusa. No, io voglio fare, sono qui perché faccio l'ambasciatore di un messaggio. Che ma un io nostro... ti... Ma Gabriele Vagnato, viva Rai 2! Ma che succede? No, perché ti ho portato un messaggio da un nostro amico in comune. Ma c'hai questo? No, questo è mio. È una... Aspetta un attimo, Giulio, dai il microfono a Vagnato. Ragazzi, c'è Gabriele Vagnato, viva Rai 2! Ma io vi vedo tutte le mattine, dalle 7 alle 8. Che meraviglia. Grande successo, ieri 20 e 90 con punte del 27. Grazie, grazie. So tutto. Senti, no, io sono qui 3 secondi. Ciao, per Fiorello. Farti vedere, ti faccio vedere un videomessaggio di un nostro amico in comune che ti ha voluto mandare e dici, ma perché non l'hai mandato su WhatsApp? Non prendeva, quindi ce l'abbiamo, ecco il filmato. Mi siete impossessati della trasmissione, vorrei. Mi fa molto piacere. C'è un filmato. Dove devo vedere? Adesso parte. Facciamo mamma e papà. Allora, vai. Salutiamo mamma Giovanna. Mamma, bella ma! E papà Peppino. Bella pa! Perfetto, grazie. 300! Bella ma! Ma tu sai che bella ma è in programma? Bella ma! Ecco. Cioè, programma. Oh, a Diaco! Salutate Diaco! Ciao Diaco! Ciao Diaco! Ciao bella ma! Ci hanno fatto un servizio bella ma bellissimo! Grazie! Uno con forza! Salutate bella ma! Bella ma! Uno con forza! Forza Palermo! Dai! Dio, bella ma! Forza Palermo! Dicillo bella ma! Bella ma! Forza Palermo! Forza Palermo! Ma non ho parole! Fiorello! Bella Fiorello! Bella Fiore! Ma non ho parole! Ma che meraviglia! Ma grazie! Basta, io me ne vado, No, ma dove vai? Aspetta! Ma grazie! Grazie a voi, grazie Hai visto Rosa? Ma hai Fiore, visto Rosa? Ma sai, io ho avuto modo di dirlo a Fiorello in privato. Beh, a parte che tutti sanno, sappiamo tutti che è il numero uno, ma la cosa più bella del vostro programma è che puro artigianato Rai. Cioè, la cosa che mi piace tantissimo è il lavoro corale che c'è dietro al vostro programma. Tutti lo guardiamo tutte le mattine. E poi tu sei bravissimo. T'ho visto l'anno scorso davanti la Scala di Milano in un servizio meraviglioso. Poi ti ho visto la scorsa settimana collegato da Agorà. Sì, sono andato mi sono imbucato ad Agorà. Come con noi? Colazione. Uguale, sì. Ma scusa, solo che la mattina. Bagnato, aspetta un attimo, cambiamo la scaletta. Rosa, annunciamo l'ospite tra poco. Vabbè, siediti con noi, vieni no, qua. No, ma io devo andare a girare un altro servizio. Bagnato, ti intervisto a questo punto, scusami. Gabriele, no, che mi intervisti? Ma tu, no. Quanti anni hai? Io sai che non mi ricordo, ma devo preparare queste risposte. Quanti anni hai? No, 22. 22, quindi fai parte della generazione Z. Generazione Z, tra l'altro io ti ho già visto in questo studio. Sì, perché mi tu sono... Tu facevi battute qui. No, io non facevo battute. Eri ospite? No. Ti hanno fatto un provino? Può essere, non mi ricordo. Io ma mi ricordo di te. Sai che io non mi ricordo niente. Cioè, ma io scusa, non ho memoria. Ma Fiorello, come ti ha scritturato? Com'è andata la cosa? No, Fiore mi ha chiamato, mi ha visto. Ma ti ha visto sui social, no? Mi ha visto sui social, sì. Mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, facciamo questo programma di mattina. È stata una chiamata surreale per non me. Non te l'aspettavi? No, che mi aspettavo, Fiorello, che mi... assolutamente no. E la tua provenienza professionale è tutta legata al mondo social? Sì, avevo fatto una piccola apparizione in un programma della controparte, non si può dire. Non come si può non dire? Si può dire? No, non si può dire, qua siamo in Rai, non si può ma dire. Ma capirai, diciamo, certo. In Mediaset. Bello che fanno il coro. E certo, sono pronti. Quando c'è no. Mediaset si fa. Bellissima sta cosa, bellissima. E quindi? E quindi ho fatto questo concerto estivo. E poi, insomma, succede però... Come concerto? Canti tu? No, io lo presentavo. Ah, ok. Ma sì, tu sai cantare? Sì. Assolutamente no. No. Senti, facciamo una con cosa. Con sta voce. Ho un'idea. Facciamo... Ma tu mi tieni qua. No, ma perché... Scuola, tu ti sei inserito abusivamente. E c'è ragione pure facendo tu. Il postino per Fiorello, adesso, scusami, E c'è ragione. Cioè, adesso rimani ma sai noi. Cosa? È che noi, giustamente, andiamo in onda la mattina presto, no? Certo. E giriamo i servizi. Te ne vuoi andare, non ho capito. No, io non me ne voglio andare. No. Poi qua si mangia, mi hanno detto che c'è il buffet. Come si mangia? Cioè, mi hanno detto che c'è un bellissimo buffet. Ma dove sta sto buffet? Dietro. Ma no, non è vero, ma guarda te. Una fake news. Senti, allora andiamo così perché ho un'idea da fare insieme a te, insieme a Rosa. Allora, innanzitutto vorrei, visto che tu hai fatto il postino per Fiorello, vorrei
che lo facessi anche per me. Ho un'idea. Dove mi mando? No, ti spiego. Siccome la scorsa settimana Fiorello ha autorizzato la messa in onda dentro Bella Ma di 2 minuti e mezzo del meglio di Viva Rai 2, sì, e lo abbiamo salutato, ringraziato, insomma, eccetera, mi piacerebbe ogni venerdì, ma se ci sta, se gli va, certo, se mi montate 2 minuti e mezzo, 3, io il venerdì apro Bella Ma con una mega spot marchetta per Fiorello dal titolo Bella Fiorè, e così facciamo lo spot di Viva Rai 2. Va benissimo. Allora, io porterò questo tuo messaggio a Fiore, porterò questo tuo messaggio a Fiore, e sono sicuro che riusciamo a fare Bella Fiorella. Allora, tu adesso... È bello che io ho i microfoni. I microfoni li togli, perché adesso io ti insegno una cosa. Che mi c'è? Vieni al centro della scena, Rosa. Siete pronti? Collaborazione straordinaria, improvvisata, tra Viva Rai 2 di Fiorello, con Biggio e Casciari, e Vagnato e Bella Ma. Insegniamo a Gabriele Vagnato i movimenti della sigla di Bella Ma. Sei pronto? Vai! 1, 2, 3, 4! Ecco i tuoi microfoni, facciamo una cosa, ti faccio fare anche il presentatore. Sta per entrare in studio, sì, Serena Autieri. La grandissima. Allora, devi dire qualcosa sulla Autieri. Sì. E prima che entri, devi lanciare la copertina a firma di Maurizio Gianotti. E vedi, già mi sono dimenticato tutto. È semplice, dici quello che vuoi sulla Autieri. Sì. Poi dici, sta per entrare in studio, la copertina è di Maurizio Gianotti. Gianotti. Io ti lascio accanto a Rosa. Sì. E fai Diaco, so che non è proprio... No, ma io non so fare le imitazioni. La tua ispirazione. Gabriele Vagnato conduce per un minuto Bella Ma. Grazie, grazie. Incredibile. Rosa, suggeriscimi se mi dimentico. Okay. Già mi sono dimenticato il cognome di Maurizio, vedi? Gianotti. Gianotti, brava. Adesso sta per entrare in studio una grandissima attrice. Ma che dico attrice? Potrei descriverla con 1000 parole, ma non abbiamo tempo, abbiamo soltanto 1 minuto. Quindi entrerà nello studio di Bella Ma Serena Autieri. Ma prima Rosa, ci godiamo tutti insieme la copertina di Maurizio Gianotti.